Buonasera, buon pomeriggio a tutti quelli che ci vogliono seguire da questo workshop in Wave Space di EY a Roma. Eh, siamo eh, sulla strada per il Digital Summit, abbiamo le mascherine, facciamo fatica a parlare, perdonateci e eh, siamo eh, oggi eh, a sintonizzarci, diciamo così, su una delle figure più discusse del tema del futuro, che è il, il, il soggetto principale del, del Digital Summit di ottobre dell'IY, eh, ci occupiamo del futuro del lavoro o del lavoro del futuro e sono due cose già da discutere. Eh, il, eh, lo facciamo però cercando di sintonizzarsi sul, sul lato profondo e durevole di quello che possiamo pensare di questo di questa idea del lavoro del futuro e di questa realtà del lavoro del futuro, con eh, tre panel come vedrete e eh, eh, alcuni ospiti eh, che ci aiuteranno a definire da un lato che cos'è, che cosa sarà, dove va a parare l'evoluzione eh, del lavoro che conosciamo in questo momento e poi discuteremo di quali sono le esperienze nelle aziende e nelle eh, realtà istituzionali con le quali vedrete saremo in grado di parlare. Cominciamo eh, da un tuffo nella profondità della questione eh, che in qualche modo secondo me sottolinea anche eh, e concludo subito il sottotesto di questa occasione. Noi vogliamo cercare di capire se la profondità del pensiero, come noi immaginiamo, è oggi eh, necessaria e ineludibile eh, per affrontare l'uscita da un'esperienza che abbiamo fatto tutti insieme e che contemporaneamente ci ha frammentato ancora di più, pur avendoci fatto sperimentare la stessa eh, esperienza. Questo uscita dalla pandemia che per adesso è solo nella parte ricca del pianeta ma che prima o poi speriamo arriverà a tutto il pianeta eh, ci lascia con la sensazione che ci sia qualcosa di essenziale che abbiamo tralasciato di pensare e che oggi dobbiamo assolutamente pensare per poterci preparare, predisporre a questo futuro profondo con il quale abbiamo a che fare lo facciamo Parlando innanzitutto con Massimo Cacciari, che, come sapete, è un filosofo che adesso insegna all'Università San Raffaele di Milano e si è occupato del lavoro dello spirito, e adesso vedremo di che cosa stiamo parlando. E ne parliamo con Maurizio Ferraris, eh, a sua volta filosofo all'Università. Di Torino e presidente di Labont, Laboratorio Ontologia. Che cosa è? Eh, noi eh, poi avremo il piacere di avere come discussant in questo primo panel Donato Ferri, Europe West Consulting Manager Partner di EY. Eh, L'ho letto perché è la sua nuova carica, come sapete. Tanti in bocca al lupo per il suo nuovo una nuova ampia responsabilità. Cominciamo da Massimo Cacciari, insomma, eh, il lavoro dello spirito, il lavoro del creatore o almeno della creatività. Eh, che cosa si sta preparando eh, nella società e nell'economia e soprattutto nella testa delle persone per eh, immaginare il ruolo di, questo, di questa dimensione del lavoro, non non, non eh, fatto di materia, ma molto fatto di conseguenze. Prego, Massimo Cacciari. Grazie, soffoco. Vabbè. Sì, è, di, sì, è molto duro parlare Il così. Il lavoro del respiro. Il lavoro del respiro è faticoso. E molto brevemente, poi avremo modo di discuterne. Eh, il, quando parlo dico, uso questo termine al di là del, dei richiami di ordine filosofico che questo termine ha, che non è qui la sede per affrontare, non, eh, non voglio assolutamente eh, parlare del lavoro propriamente creativo. Assolutamente, io credo che il futuro del lavoro debba essere tutto lavoro dello spirito. E cosa intendo dire? Intendo dire che qui siamo di fronte ad un cambio di paradigma radicale. Eh, prima lo capiamo, meglio è. E se non lo comprenderemo eh, avremo conseguenze disastrose sul piano sociale, sul piano del, uh, di un conflitto ingovernabile, io ritengo, e eh, eh, si capirà bene al termine di questo breve intervento. Noi abbiamo un'idea di lavoro, di lavoratore. Che è ancora tutta informata e improntata alla direi etimologia del termine. Eh, labor non è una bella parola. Eh, in latino lapsus sum vuol dire sono a terra, sono stremato, sono caduto, sono stanco morto. E in tutti i nostri idiomi lavoro c'è questo timbro di fatica, di pena in tutti in tutti gli idiomi per non parlare di. Del, del, del nostro robot no? che è un termine slavo che indica lo schiavo e noi abbiamo questo passato il sistema capitalistico la grande rivoluzione dentro cui ancora viviamo anche se io, di volta in volta qualcuno si inventa un post per ridire le cose che erano state dette in precedenza ma per innovare ci mette un post davanti il sistema capitalistico ha eh, messo tutti al lavoro, la sua etica, la sua prospettiva era questa, la sua idea guida era questa, creare un, un, un sistema in cui tutti fossimo al lavoro, era l'ideale anche della piena occupazione, tutti al lavoro dare a tutti l'opportunità di essere al lavoro nel senso dell'arbeiter, cioè un lavoro organizzato, un lavoro sistemato all'interno di un'organizzazione che è un'organizzazione sostanzialmente gerarchica, non, non, ne non necessariamente una gerarchia piramidale tradizionale, no? ma una gerarchia che poi si è trasformata di volta in volta da quella manchesteriana a quella fordista e poi quelle nuove. Cioè, eh, più mobili, mh, più, più, più dinamiche, quello che si vuole, ma grandi sistemi organizzativi dentro le quali l'arbeiter, come, come dicono i tedeschi, no? il lavoratore, eh, si presentava come una figura totale, cioè non è lavoratore individuale, lavoratore singolo. Il, il, lav il lavoratore è il lavoro. Che cosa che cosa, eh, di fronte a quale svolta storica, epocale, culturale nel senso antropologico del termine siamo e dobbiamo secondo me averne consapevolezza. Che oggi il lavoro necessario, a differenza del passato, per produrre ricchezza, per aumentare la ricchezza, per procedere nel processo di accumulazione, anche in un'ottica puramente capitalistica, il lavoro necessario, grazie al lavoro dello spirito che, è, che si incarna nella scienza tecnica, è sempre meno necessario. Possiamo fare le stesse cose meglio, di più, con sempre meno lavoro, e il lavoro necessario è sempre più un lavoro che ehm, deve esaltare qualità, virgolette, spirituali non meccaniche, non calcolatorie, ma spirituali. Che cosa, eh, qual è la prospettiva che abbiamo di fronte a questo punto? La prospettiva che abbiamo di fronte a questo punto è che questo lavoro, in sé già lavoro dello spirito, quello necessario, che riduce il lavoro necessario produttivo secondo vecchie categorie, mh, eh, crea una ricchezza tale che o permette a tutti di passare da una condizione di lavoro labor a una condizione di attività libera, oppure noi avremo gli happy few che creano ricchezza e gli altri che noi dovremo, se ci va bene, se siamo abbastanza intelligenti per farlo, ma per, per quanto tempo, ai quali dovremo provvedere in termini assistenzialistici. È molto semplice la questione, è inesorabile che si va in questa prospettiva. allora c'è il lavoro dello spirito che produce ricchezza e c'è il lavoro dello spirito di tutti quelli che non sono più al lavoro nel senso tradizionale, ma che faranno le loro attività, che svilupperanno le loro attività. Prima di tutti, e qui passo la palla a eh, Maurizio, prima di tutti, quale lavoro? Il lavoro che noi ormai facciamo vivendo ciascuno di noi, cioè producendo informazione a rotta di collo producendo informazione che viene utilizzata. Quindi questo, già che è una forma di lavoro assolutamente spirituale, produrre informazione, deve essere riconosciuto anche dal punto di vista economico, in modo da permettere a tutti di fare la loro attività e, e di passare da, una, da un concetto di lavoro a un concetto di attività libera. Per la prima volta l'umanità è nelle condizioni tecnico-economiche per realizzare questo, per procedere verso la realizzazione di questo. Quindi il lavoro dello spirito non è il lavoro di uno che fa poesie, di quell'altro che dirige la grande azienda, di quell'altro che inventa lo strumento tecnologico, eccetera. Non è soltanto quello, è quello, ma è anche il lavoro di quell'altro che non. Non, non svolge la sua attività all'interno di queste strutture e la svolgerà come, come è in grado di svolgerla, come è in grado di svolgerla, cioè chi non è occupato all'interno del sistema di lavoro tradizionale non può essere disoccupato, cioè non avere niente, perché o sei occupato o sei disoccupato, non c'è via di me, no. Sei disoccupato in quel momento all'interno del sistema e sei attivo per forza tua, per capacità tua e grazie al lavoro dello spirito complessivo che si realizza in questo sistema. E No, non, non si procede in questa direzione consapevolmente e allora o si procederà in termini sempre assistenzialistici eccetera, blaterando dietro che non ci va bene l'assistenzialismo e così via, quando diventa inevitabile, <ride> oppure continueremo appunto a predicare a vanvera questa, questa critica dell'assistenzialismo che non ha senso, oppure procediamo consapevolmente nella mia direzione, oppure creiamo due sistemi, due società. Che prima o dopo appunto confliggeranno in modo ingovernabile. Quartum non dato. Qual è la prospettiva che io mi auguro? Che ci sia una soggettività da parte del, del ceto dirigente, perché c'è poco da fare, le politiche le fanno i ceti dirigenti, non le fa il popolo. Un ceto dirigente che vuol dire economia, finanza, eh, cultura, eh, università, eccetera, eccetera, industria, che comprende questa prospettiva e dice ok, questa è la ricchezza prodotta, non la suddivido tra happy few e disoccupati da di assistere, ma appunto tra persone attive diversamente, diversamente attive, diversamente abili, perché uno disoccupato è, può essere abile a fare delle cose straordinarie e bisogna metterle nelle condizioni di farle. E per la prima volta l'umanità è in grado di procedere lungo questa strada. A differenza che nel Settecento, nell'Ottocento e anche nel primo Novecento. Perché, la ricchezza, per perché la ricchezza prodotta dal, dal lavoro dello spirito già oggi, che è scienza, tecnica, organizzazione, eccetera, eccetera, ci, ci, ci fa vedere che questo è possibile. Anche durante questo momento di crisi, no? Perché durante questo momento di crisi non è che ci siamo tutti impoveriti. Alcuni si sono straricchiti. Lo abbiamo visto, 9 mila miliardi di dollari investiti dagli stati del mondo per contenere gli effetti economici della pandemia. 5 mila miliardi sono finiti nelle tasche dei 2.700 eh. miliardari del mondo. Eh. Quindi la scelta del terzum eh, è quella prevalente in questo momento. Ma Maurizio Ferraris eh, può, come ha detto Cacciari. Eh, schiacciare su questa palla alzata perché indubbiamente nel suo documanità parla di questa trasformazione strutturale del, de, e dell'effetto della chiamiamola, patrimonializzazione dell'informazione, dei dati e di tutto ciò che sta dietro l'apparenza di internet. Ah, sì, grazie. Cerco proprio di riallacciarmi all'ultimo momento di, di quello che ha detto Uh, Massimo Cacciari, anche interloquendo con, uh, con te, e cioè perché proprio adesso? Quale sarebbe la differenza specifica di adesso rispetto a prima? Uh, adesso perché il digitale, fra le tante cose che ha fatto, uh, ne ha fatta una a cui non si presta abbastanza attenzione, e cioè il fatto che, visto che la caratteristica del digitale è di registrare ogni cosa, cosa che l'analogico non fa, per qualcosa per poter essere prodotta attraverso il digitale deve essere prima codificata e quindi registrata, il, reg e il digitale registra tutto. Dice, cosa cambia questo? Beh, cambia perché avviene una cosa importantissima, il consumo si trasforma in produzione. Prima il consumo non lasciava traccia al massimo delle scatolette, non lo so, degli avanzi, invece adesso ogni atto... Di consumo, che sia consumo eh, alimentare o consumo culturale o comprare un biglietto per eh, servizi, insomma, cose di questo genere, tutto questo genera documenti, documenti che servono a che cosa essenzialmente? Ma prima di tutto all'automazione. Cioè, in fondo, che cos'è l'automazione se non la? classificazione e sistematizzazione delle forme di vita umana. Perché automatizzare un processo significa abilitare una macchina a comportarsi come un umano. Adesso che tutte le forme di vita umana sono registrate e questo è il motivo per cui adesso abbiamo uh, delle macchine di traduzione così buone. Non è che abbiano scoperto il segreto del linguaggio come pensavano 50 anni fa, ma semplicemente perché noi interagiamo continuamente con queste macchine di traduzione e le esercitiamo, le addestriamo mentre le, eh, le usiamo e produciamo valore. La cosa importantissima è questa, cioè tu consumando non fai un passivo ma produci invece del valore. Solo che appunto, il che per inciso significa che in fondo la domanda che si poneva a Keynes nel 1930, Cosa faranno tutte le persone nel momento in cui non dovranno lavorare più di 15 ore alla settimana? Non si è posta questa domanda, ma per un eccellente motivo. E cioè che se c'è una società priva di tempo libero, è la nostra, cioè eh, la nostra è una società in cui, e non la metto come dire eh, che siamo una società... Uh, cattiva o con dei limiti o cose di questo genere, no mi sembra che sia una società molto preferibile alla società in cui non ho nessuna nostalgia per quelli nei campi nell'officino o cose di questo genere per i quali fra l'altro il tempo libero aveva un senso nel senso che era tempo liberato da quella fatica per noi il tempo libero non ha nessun senso cosa, cosa cambia nel tempo libero rispetto a quando siamo, siamo sul lavoro allora, il vero punto è che, giusto appunto lo sottolineava Cacciari prima di me, eh, è molto mal distribuita, soprattutto perché non è compresa: cioè, eh, perché le grandi piattaforme hanno accumulato così tanto denaro durante e poi uno è portato a spiegare questo con una psicologia un po' animistica, perché sono cattivi, non sono assolutamente cattivi i servizi che ha reso sono eccellenti, il problema è che non hanno semplicemente pagato i loro lavoratori, se Ford non avesse pagato quelli che gli facevano la Ford T sarebbe diventato ancora più ricco di quello che è stato, solo che lui doveva per forza pagarli perché loro si rendevano conto di lavorare, mentre noi quando consumiamo, quando produciamo valore non ci rendiamo conto di lavorare e questo succede non soltanto alle persone ma appunto i disoccupati sono al tempo stesso altrimenti occupati e produttori di valore. Adesso, come sapete, ci sono degli, eh, dei, dei mendicanti che hanno un telefonino. Io sono molto contento per loro perché l'esperienza del mondo di un mendicante con telefonino è preferibile a una, un mendicante senza telefonino, per non dire che poi, per esempio, anche una discoteca, una pinacoteca, una biblioteca gratis se lo, se lo vuole usare. Il vero problema è che, appunto. Le, le piattaforme capitalizzano e generano neanche un plus valore, proprio un valore e basta, nel senso che non è che ti diano qualcosa in cambio. È valore assoluto quello che viene generato perché primo diventano nello scambio fra la piattaforma e l'utente c'è una disparità totale. Questo fra l'altro con la piena soddisfazione dell'utente che è già una bella cosa perché ovviamente se invece l'utente venisse fustigato e dovesse faticare eccetera allora a questo punto si porrebbe il problema del dire ma scusa se faccio questo devi anche pagarmi. Invece l'utente è soddisfatto perché riceve delle cose è pienamente soddisfatto quindi non si pone il problema. Ma il problema è che eh, non c'è io ti do gratis delle informazioni tu mi dai gratis delle informazioni e io ricevo gratis delle informazioni e sono contentissimo, ma cedo delle informazioni e queste informazioni diventano di proprietà della piattaforma, mentre io le informazioni che ricevo non diventano di mia proprietà. Cioè se io leggo su Wikipedia che Roma è la capitale d'Italia, non divento capitale padrone di Roma, ho semplicemente ricevuto un'informazione, mentre il, la piattaforma sa che il signor tale, il giorno tale, ha fatto quella ricerca, eccetera poi può correlarla con tantissime altre ricerche, può eh, ricavarne appunto delle, de, de, delle conoscenze in termini di automazione, distribuzione, eccetera. e poi è un capitale che all'occorrenza può vendere e comprare come qualunque, come qualunque altra cosa. Bisogna capire questo punto. Per inciso, Biden con quel principio di tassazione universale, che cosa sta cercando di fare? Sta cercando di... Evitare la tassazione netta delle piattaforme, perché all'America non conviene, visto che la maggior parte, tutte le piattaforme commerciali sono americane. In Cina le piattaforme sono nazionalizzate e già in effetti hanno una forma di welfare assai limitato, perché se lo stato è proprietario delle piattaforme davvero sa tutto di te e questa è una condizione altamente illiberale. Però il, il punto è che Soggetti politici come l'Europa dovrebbero dire alle piattaforme: eh, paga le tasse, paga le giustamente. Perché soggetti politici come l'Europa? Perché sono 450 milioni di abitanti, cioè io non credo che se il Lussemburgo vanno a negoziare qualcosa gli importa niente, bisogna che siano molte persone perché solo molte persone producono molti dati. Cosa fai con questi soldi? Giusto appunto perché c'è poi il problema, gli dai un reddito di cittadinanza o cose di questo genere. No, quello che secondo me si deve fare, sarebbe, e secondo me è importante fare, è proprio l'educazione in questo senso, che noi assistiamo alla fine dell'homo faber. Eh, che fra l'altro non era neanche una condizione così ideale, nel senso che c'erano tutti gli inconvenienti che sono stati ricordati, e oltretutto non è neanche la condizione naturale dell'umanità. L'uomo non è stato Faber da sempre, c'è stato un momento in cui si è passati da cacciatori-raccoglitori a agricoltori e poi via via, è lì in quel momento che nasce l'uomo Faber. Quindi, come è nato, può anche andarsene. Ma perché per prendere cose in cambio? Adesso c'è qualcuno che propone di ritornare a cacciatore o raccoglitore. Io non me la sentirei di ritornare perché mi sono abituato talmente bene, tranne alla mascherina mi sono abituato talmente <ride> bene a tutte le comodità del vivere civile che non mi piacerebbe. Simpaticissimi Boscimani, eccetera. Ma intanto muoiono a 40 anni. E oltretutto poi vivere senza ristoranti, libri e tante altre cose eh, non me la sentirei, ho perso l'abitudine, insomma. Anzi, sinceramente non ce l'ho mai avuta. Quindi, invece che tornare al cacciatore-raccoglitore, riflettiamo che Homo sapiens indica un divenire: cioè, non è che se noi confrontiamo l'Homo sapiens di adesso con un Homo sapiens di 10.000 anni fa, sperabilmente quello di adesso ne sa molto di più di quelli eh, di 10.000 anni fa. Proiettiamo questo nel futuro e lì la cosa vera, adesso finisco, ecco. il grande insegnamento di Kant è che l'uomo è l'unico animale che può essere educato. Questo secondo me ha una verità profonda perché se tu insegna un cavallo a fare delle evoluzioni in un circo, non è che ne fai un cavallo più cavallo, ne fai una specie di pagliaccio. Se tu invece insegni a un essere umano, lo rendi ancora più umano. E questa è l'importanza e il valore dell'umanesimo. Per tacere del fatto che a questo punto tutto questo enorme ambito di lavoro dello spirito che si aprirebbe potrebbe essere anche un ambito molto più civile di quello che stiamo sperimentando adesso. Ma Pensiamo a questo però, se le persone avessero avuto libertà di parola con internet cent'anni fa non sarebbe stato meglio, sarebbe stato peggio, sarebbero state ancora più brutali, più spaventose, cioè, l'unico che li bloccava era il fatto che erano analfabeti e quindi quelli che scrivevano avevano già un minimo di cultura. Adesso non è più eh, in queste condizioni, l'umanità va verso il meglio ma non gratuitamente, lo spirito deve essere prodotto, lo spirito deve essere creato, per cui lo dico davvero... Perché puntare sull'educazione? Sembra Tolstoi che diceva che eh, le, la storia la fanno i generali perché generalmente le storie sono scritte dai generali e quindi eh, il professore raccomanderà l'istruzione. Ma non lo sto facendo prodomo mea, sto dicendo semplicemente che tu da una popolazione più complessivamente educata hai una uh, popolazione più autonoma, e già adesso è più autonoma che cent'anni fa, eh, più responsabile, per esempio. Sicuramente una persona educata ha nei confronti dell'ambiente un atteggiamento più responsabile di una ineducata, in, in mi, mi sembra del tutto normale e così per tantissime altre faccende, dando con questo un patrimonio molto più duraturo che non invece il reddito di cittadinanza. Ecco, Mettiamolo così. Ecco, questo eh, avete visto, cari eh, spettatori e partecipanti, un esempio di lavoro dello spirito spirito che mi sembra di capire è intrinsecamente libero, lo è, se non è libero non è spirito veramente e dunque in qualche misura se il paradigma nuovo del quale stiamo parlando è un paradigma nel quale la ricchezza viene prodotta dal lavoro dello spirito o della informazione, la sua comprensione e valorizzazione deve essere preso questo cambiamento e affrontato consapevolmente, altrimenti ci troviamo in uno dei qualche de, dei, qual, de, dei guai che ci sono stati eh, eh, appena mostrati, dall'altra parte mi domando che cosa sta pensando la business com community di fronte a questo. La business community che dice sì, ma i soldi come li faccio, sì, ma come li pago i lavoratori, sì, ma come tengo in ordine eh, il mio bilancio e la mia organizzazione. Io credo che ci sia in questa prima reazione che ho detto io e che quindi spero di avere in qualche modo eh, esorcizzato un passaggio ulteriore da fare e chiederei proprio a Donato Ferri di interpretare il sentimento della parte costruttiva della business community di fronte a queste che sono dei, delle, 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 dei racconti, delle... Dei pensieri profo seriamente eh, profondi da prendere in considerazione per definire la strategia della business community per il futuro, non troppo, neanche troppo lungo. Insomma. Assolutamente no, grazie Luca, ma grazie soprattutto a Massimo Cacciare e Maurizio Ferraris che, insomma, che oggi ci onorano della loro presenza. Ma intanto a che punto siamo, come dicevi tu? Ma, eh, siamo in una fase che. Prima ancora di essere di consapevolezza e eh, di conoscenza, la eh, definiremo di ristrutturazione cognitiva: nel senso, stano, ci sono a livello di singoli soggetti dentro le organizzazioni persone che hanno co perfettamente compreso, eh, magari non tutte queste cose, però le implicazioni pratiche che queste cose comportano. Quello che è difficile oggi è trasferire questo a un tipo di conoscenza che è quella dell'organizzazione, perché queste organizzazioni, come diceva Cacciari, si sono create negli anni e quindi hanno accumulato degli automatismi. Voi utili in una fase, ma stupidi in questo momento per realizzare questi, questi, questi cambiamenti di paradigma. L'elemento di, di partenza è questo: cioè oggi le aziende si stanno muovendo anche a seguito della pandemia con più attenzione su aspetti. Possiamo configurare come motivazione delle persone, benessere, li, li, li si chiama così nel gergo più, più tecnico, competenze dello spirito in alcuni casi, vengono chiamate trasversali o competenze soft, eh, meno tecnicamente parlando, ma è, questa è una fase diciamo, preliminare che deve essere accompagnata da, un, da, da una presa di consapevolezza più forte che oggi le aziende devono essere in grado di realizzare non solo la parte professionale tecnica della persona ma la, devono farsi anche un pezzo carico della, della crescita della persona in quanto tale. Questo è una cosa nuova perché non sei il lavoratore che fa la sua attività e tecnicamente viene ricompensato per quello che fa ma l'azienda stessa deve partecipare al processo di educazione e di costruzione del capitale della persona. Questo è un fatto a cui le aziende ovviamente non sono già abituate e bisogna lavorare, tu dicevi, strategia su tre dimensioni. La prima, intanto, questo è un, è un fenomeno che va misurato, perché se oggi guardiamo i bilanci, dov'è il capitale della persona? Dov è cioè, è l'unica cosa che non c'è, e invece ci dovrebbe essere perché c'è una componente di capitale umano. Knowledge, skill, competenze che si prestano con un po' di esercizio a misurazione, c'è una componente ancora più. Secondo me è più interessante il capitale sociale, cioè quando l'azienda riesce a costruire in termini di relazioni, connessioni, network, che vanno, che vanno in qualche modo misurati insieme anche al benessere che le persone in quel momento stanno provando, quanto il loro processo di immaginazione del futuro è dentro l'azienda o è fuori l'azienda, questo secondo me è un bel, è un bel esercizio. Il secondo elemento importante è proprio come si lavora sull'educazione della persona per tutta la vita e questo è un processo più ampio che coinvolge poi magari nel prossimo panel sentiremo questi mondi dalla scuola alle aziende stesse, cioè come si fa carico di un processo di educazione che non, si, non finisce con il diploma con l'università ma continua per tutta la vita e non può essere diciamo, sottovalutato in termini sia di investimenti di soldi ma anche di metodo perché cambia sostanzialmente anche il modo di farlo. L'ultimo punto per cui forse oggi anche siamo qua è che le aziende devono imparare a guardare un po' più lontano, cioè dove cioè, non è fare il piano strategico a 3-5 anni, no, quello già lo fanno, lo sanno fare, ma guardare proprio più lontano su questi fenomeni che stiamo discutendo oggi. Su questo il collegamento con le accademie, con la parte migliore della ricerca e quindi anche con la parte che oggi è stata, quella tecnica è stata più coltivata, quella la parte più umanistica, è fondamentale perché la profondità è sia verticale ma anche orizzontale rispetto al tempo e le cose avvengono con una certa velocità. Quindi, questi momenti sono anche delle occasioni per cominciare a riflettere come anticipare il futuro che ci arriverà addosso, poi, in una maniera veramente traumatica. E le aziende devono riconfigurare sia il rapporto con le università a 360 gradi, che con, che con anche le competenze dei propri, della propria classe dirigente, a cui Cacciari faceva riferimento, che deve poter comprendere certi fenomeni, ristrutturarli velocemente all'interno delle organizzazioni e farli diventare patrimonio di tutti. Fantastico. Abbiamo fatto un, quello che in, in gergo Business Community si chiamerebbe uno scenario. Abbiamo immaginato che cosa succede se effettivamente la ricchezza prodotta dalla conoscenza, dallo spirito, dall'informazione è la vera ricchezza e tutto il resto eh, sostanzialmente viene, diventa automazione e quindi bassa o valore. Se questo scenario funziona dobbiamo prendere sicuramente in fretta delle eh, conseguenze e Ferri ci ha cominciato a dire quali possono essere queste conseguenze adesso ehm, passiamo al prossimo panel nel quale avremo una serie di testimonianze fro di fronte a questo e poi ritroveremo eh, i, i protagonisti del primo panel per le conclusioni eh, lascio al tappo eh, di farci di consentirci il passaggio dal primo al secondo panel e ci rivediamo tra un secondo. Eccoci quindi per il secondo panel a commentare, a vedere di assorbire e di rilanciare le, eh, le idee che sono state espresse da Cacciari, Ferraris e Ferri nel primo panel. Eh, lo facciamo con Ilaria Catalano, Executive Director Business Operation and Digital Strategy di MSD Italia. Eccola qui. Um, Mario Mariani, amministratore delegato di Pearson Italia, uh, Matteo Mille, Chief Marketing and Operations Officer di Microsoft Italia, eccolo lì, um, Simona Montesarchio, Direttore Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, del Ministero dell'Istruzione, eccola, buongiorno. Eh, Stefano Scabbio, President Southern Europe di Manpower Group, e eh, Giuseppe La Terza, presidente della casa editrice La Terza, grazie di essere qui e di avere accettato di come dire, lasciarvi eh, sfidare da pensieri così eh, di, a lunga gittata come quelli che sono stati espressi nella prima parte, ma che sono francamente esperienza importante che noi sentiamo e che non si esprime ancora con chiarezza nel mondo delle aziende o con forse eh, per motivi di, di vario tipo, ma cominciamo a cercare di comprendere qual è la situazione e in questo momento, qual è l'esperienza in un'azienda per esempio come eh, MSD Italia, eh, Ilaria Catalano. Eh, è chiaro che non si arriva alla situazione attuale senza avere fatto una certa esperienza. Negli ultimi vent'anni c'è già stato un grande cambiamento nel contesto lavorativo, nell'industria farmaceutica e d'altra parte l'innesto del digitale accelera i cambiamenti. Che cosa vede lei eh, di fronte a noi? Allora, di nuovo buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. L'industria farmaceutica negli ultimi vent'anni ha subito un forte cambiamento, quindi sia la domanda di lavoro che le competenze richieste... Sono stati impattati da una serie di macrofattori, a cominciare dalla, dalla rivoluzione, la quarta rivoluzione industriale con la, digi la digitalizzazione, i big data, i cambiamenti demografici con l'invecchiamento progressivo della popolazione, ma anche l'azione della globalizzazione. E da ultimo non possiamo non menzionare una quarta variabile meno prevedibile ma certamente non meno impattante che è stata quella che abbiamo subito della pandemia da Covid, che ha radicalmente cambiato le priorità in tema di salute, ha messo ancora più in luce come la salute sia importante e determinante nella crescita e nello sviluppo di un Paese e soprattutto ha fatto emergere la consapevolezza come la sanità sia un investimento, non sia un costo, una spesa. La differenza degli ultimi vent'anni è che vent'anni fa, ad esempio, la, il modello di ricerca e sviluppo di un farmaco era sostanzialmente in house, tutto il modello di ricerca clinica. Il percorso per la nascita, la ricerca e lo sviluppo di un nuovo farmaco sappiamo che è particolarmente complesso, aleatorio e costoso: si parte per arrivare alla scoperta di un nuovo farmaco, occorrono mediamente tra i 12 e i 15 anni, 15 18 per un vaccino, si parte da uno screening di circa 10.000 molecole per arrivare poi alla fase dell'emissione in commercio. Tutte queste fasi prima avvenivano all'interno dell'azienda, non riguardavano assolutamente network esterni. Le aziende erano organizzate in modo tradizionale con i vari dipartimenti, marketing, vendite, regolatorio, direzione medica all'interno delle aziende farmaceutiche. Alcuni attori del moderno, del moderno sistema sanitario, come ad esempio il paziente o il payer, il pagatore, non erano assolutamente presi in considerazione. L'Italia era un paese che godeva di una fortissima attrattività per gli investimenti esteri. Anche perché era tra per i primi cinque mercati al mondo per consumo di farmaci. E infine un'altra connotazione eh, particolare è che era un'azienda esclusivamente maschile: vent'anni fa non tra gli informatori non c'era neanche una donna. Ovviamente, questo panorama in 25 anni, 20-25 anni è radicalmente cambiato. Si basa, la ricerca clinica oggi si basa su un modello di open innovation. Le, la ricerca e sviluppo si indirizza oggi sempre più verso terapie che sono rese possibili e che sono incentrate sulla medicina personalizzata. Questo che cosa vuol dire l'autocompetenza? Che le competenze richieste si molteplicano e, soprattutto, non sono tutte disponibili all'interno dell'azienda, ma sono in sinergia con settori e imprese diverse. Sia le grandi che le grandi imprese, che le piccole e medie imprese tecno, tecnologicamente avanzate, ma anche i centri di eccellenza, si devono integrare per rendere possibili quelle che sono le nuove innovazioni terapeutiche. Se pensiamo ad esempio in ambito oncologico all'immunoterapia, immuno, all che è un salto quantico no, nei paradigmi di cura in oncologia, dove attraverso un nuovo meccanismo d'azione che si chiama appunto immunoterapia, cioè il sistema immunitario viene attivato per combattere le cellule cancerose. Oggi, per esempio, MSD è in atto più di mille trial clinici, ma non lo fa da solo in un modello quindi, ma lo fa in un modello di open innovation, quindi sono più di mille trial clinici con più di 30 diverse, su 30 diverse indicazioni terapeutiche, e questo viene realizzato attraverso quelle collaborazioni con più di 50 partnership e collaborazioni con aziende, istituti di ricerca pubblici e private. Sono cambiate anche le figure professionali richieste dal mercato del lavoro o comunque hanno subito un'evoluzione a partire per esempio dal ruolo che svolge il market access no? all'interno dell'azienda proprio per favorire l'accesso e il riconoscimento del valore del farmaco da parte del mercato. Ci sono poi anche delle nuove figure professionali che sono richieste. Oppure figure che sono non solo cambiate, ma hanno subito un'evoluzione. Nuove figure professionali digitali come ehm, il Chief Digital Officer, il Data Scientist, il Social Media Manager dall'altra da una parte, dall'altra anche nuove competenze, questa trasformazione e accelerazione digitale ha richiesto nuove competenze digital strategy, design thinking, tutta la parte sugli advanced data analytics, ma anche la parte di social media marketing, quindi che sono sempre più necessarie per essere al passo in, con un mercato del lavoro che è in continua evoluzione. Ovviamente per le aziende questo che vuol dire che è fondamentale investire in formazione, quindi da un lato le aziende devono investire nell'upskilling delle figure che sono già inserite all'interno del, del, del della propria organizzazione e che richiedono una trasformazione. E dall'altra quindi, quindi percorsi acquisiti da una parte, nuove professioni digitali, ma anche for un forte investimento su quella che è la trasformazione delle risorse che sono all'interno dell'azienda. Ad esempio, per citare qualcosa di concreto, in noi abbiamo fatto un programma di Digital Academy, quindi di formazione interna. Che ha proprio avuto come obiettivo principale quello di portare tutte le nostre risorse ad un alto livello di conoscenze e competenze in ambito sia tecnologico che digital. Per ogni famiglia professionale è stata pensata una specifica formazione. Tutto questo poi ha, diciamo, sono due aspetti, no? due facce della medaglia: da una parte, l'investimento forma, nella formazione interna, perché cambia il modo di lavorare all'interno, cambiano le competenze che sono richieste nelle risorse, dall'altro, anche c'è un modo diverso di fare. Engagement con i customer, quindi tutta la, digi la digitalizzazione e i big data stanno trasformando il mondo della salute, per esempio anche nella modalità di interazione con il customer finale, che sia il medico, che sia il farmacista ospedaliero, che sia il payer, Noi, per esempio, abbiamo un ecosistema digitale integrato, quindi non è più basato soltanto sul contatto fisico, ma sull'utilizzo di tutti i canali per offrire, per esempio, a tutti i medici italiani. Eh, Comunicazione medico-scientifica e anche servizi digitali ecco, e poi utilizzare tutto, anche. Tutto, sì? tutto questo ci sta raccontando di una trasformazione delle competenze delle persone, dell'antropologia dell'azienda, ma anche una eh, trasformazione dell'azienda stessa, perché a questo punto si occupa molto di più, come del resto diceva Ferri delle sue persone e delle relazioni tra le sue persone e le persone che sono all'esterno, sia per fare l'open innovation sia per riconfigurare le eh, relazioni con i clienti fornitori. Io spero che torneremo su questi punti, devo correre a chiedere a Mario Mariani, proprio perché ho un'urgenza specifica rispetto a questo e anche perché stavamo parlando di formazione, di aiutarci a capire in che senso possiamo Uh, riflettendo anche sulle cose che sono state dette nel primo panel e eh, nucleare delle idee di fondo di, lungo, di lunga durata nel cambiamento con il quale noi stiamo affrontando la formazione in questo momento. Sì, provo, provo a portare due riflessioni che mi sono venute anche ascoltando chi ci ha preceduto eh, che ha raccontato quello che è e sarà l'evoluzione nel futuro, provando a inserirla in un punto di vista che è quello eh, del ciclo educativo che ha una prospettiva di lungo periodo ma anche esigenze di breve periodo. Provo a dire la prima, quella dell'orientamento. Uh, noi abbiamo ragazzi che stanno iniziando un ciclo di studi che hanno la necessità di avere indicazioni, informazioni, di, 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 chiari, di mh, avere chiarezza su quali possono essere le opportunità future e soprattutto di avere figure di riferimento. In passato c'erano delle figure di riferimento chiare, adesso stiamo andando verso figure di riferimento che sono molto più eh, difficili da individuare vista la grande trasformazione in atto e la grande... Diciamo eh, il grande cambio di competenze necessarie. Allora, una do domanda che mi viene da fare è quella su qualche spunto di riflessione sull'orientamento per eh, i nostri ragazzi. L'altra eh, riflessione che faccio è eh, legata alle tecnologie e all'inclusione. Siamo in un momento dove eh, il tema dell'inclusione. È una di quelle parole eh, spesso usate, purtroppo eh, invece nel mondo della scuola siamo di fronte a un'esclusione, non a un'inclusione, cioè a una polarizzazione che ha messo nelle condizioni chi può di procedere ed andare avanti e invece chi ha un po' più in difficoltà di rimanere ancora più indietro. Allora il tema della tecnologia qui può essere eh, molto dirimente, può essere molto d'aiuto. Non deve replicare quello che fa l'insegnante come spesso vediamo nei materiali adesso disponibili, cioè eh, fornire dei video, delle spiegazioni, ma deve integrare il lavoro dell'insegnante, cioè deve lavorare sulla personalizzazione e deve lavorare ovviamente sulla misurazione, solo misurando dove eh, si eccelle e dove si ha difficoltà si può provare a trovare un percorso alternativo su questo. Eh, e qui l'altra la, grande riflessione e domanda che eh, dobbiamo porci e che pongo a, ai filosofi che mi hanno preceduto è quella legata al fatto di come possiamo cambiare un approccio all'insegnamento Uh, che ha una consuetudine e una sua efficacia basata su anni di esperienza e portarlo ad un imparare ad imparare e quindi a lavorare fortemente con il soggetto che media uh, all'interno della scuola il sapere che è l'insegnante. Queste sono due riflessioni. Eh beh, grazie Mario Mariani, perfetto. Devo ammettere che eh, anche cambiando un attimo la scaletta non posso non passare a Simona Montesarchio, direttore generale al Ministero dell'Istruzione che si occupa tra l'altro di innovazione digitale per comprendere eh, se le sollecitazioni che sono venute da, dal, dal mondo della filosofia e queste... Uh, prime eh, testimonianze del mondo aziendale possono, darci, eh, una, possono portarla a, a spiegarci un po' cosa sta pensando nel lungo termine il Ministero dell'Istruzione, sia per cogliere meglio le opportunità offerte dalla digitalizzazione, sia per eh, in qualche misura rispondere a queste esigenze che sono state dette di utilizzo della, del digitale in modo a sua volta innovativo. Simona Montesi. Sì, grazie, buon, sì, ecco. grazie, buon pomeriggio. Io eh, faccio una riflessione eh, che non avevo previsto ma che mi viene eh, diciamo spontanea dopo aver ascoltato eh, questa introduzione. E, mh, devo dire che, eh, nonostante le grandi difficoltà che la scuola ha avuto anche durante lo scorso anno scolastico, eh, è anche vero che comunque sono anni che il Ministero dell'Istruzione investe su un piano per la scuola digitale, e devo dire che. Poi tutto sommato diciamo, la scuola ha risposto in maniera positiva. Eh, è anche vero che la didattica a distanza non significa didattica digitale, non significa didattica digitale integrata, non significa che gli studenti abbiano necessariamente acquisito delle competenze digitali. Però è anche vero che comunque lo scorso anno, nel 2020, a seguito delle rilevazioni sul 2020, in realtà è stato talmente tanto diciamo, lo sviluppo anche delle tecnologie nelle scuole e c'è stato un grandissimo avvicinamento di tutti i docenti al, alle tecnologie. Probabilmente è un primo passo, manca forse quello più importante, ma lì dove si deve intervenire con una formazione mirata anche del personale docente e dell'intero personale scolastico, perché ovviamente il ruolo anche del personale amministrativo, dei dirigenti scolastici è in questa trasformazione in quella che noi in realtà anche con il next generation you chiamiamo transizione digitale quindi eh, il ruolo è fondamentale anche diciamo del management nelle scuole però eh, sicuramente questo anno ci ha insegnato cioè ci ha eh, comunque insegnato che c'è possibilità di avvicinarsi al, eh, a questa transizione digitale, che abbiamo la possibilità concreta, perché effettivamente tutte le scuole oggi sono dotate di strumenti eh, e se non lo sono adesso lo saranno diciamo, nei prossimi sei mesi, eh, dieci mesi, con gli investimenti che faremo ulteriori. Abbiamo immesso nelle scuole tantissime tecnologie, è vero che con il tempo come dire, andranno poi diciamo, anche sostituite, però questo significa che abbiamo posto le basi di un'infrastruttura digitale, stiamo ponendo le basi di un'infrastruttura digitale ehm, e quindi dovremo poi intervenire in maniera mirata, come dicevo, sulla formazione del personale docente e sulle competenze digitali degli studenti. Su alcuni punti, tipo anche proprio la formazione dei docenti, l'anno scorso noi siamo stati in grado praticamente di formare 618.000 docenti, quindi la quasi totalità dei docenti che sono circa 800-900.000 il potenziale di sviluppo c'è. Ehm. Non significa che abbiamo, siamo arrivati diciamo, a destinazione, c'è ancora molto da fare, c'è tantissimo da fare ed è proprio per questo che i prossimi passi in effetti saranno, per carità è anche vero che i dati invalsi, oggi leggiamo tutti sui giornali, hanno dimostrato come in realtà c'è stato probabilmente eh, proprio a causa di, diciamo, di una didattica a distanza e soprattutto della chiusura delle scuole per periodi prolungati diciamo di tempo ha determinato comunque un calo delle competenze ma lo ha e sono su tutte le competenze. Quello che bisogna fare anche in termini di orientamento per rispondere, anche diciamo, alla sollecitazione che ci veniva, è implementare proprio quelle metodologie didattiche innovative che consentono sostanzialmente di recuperare gli studenti e di, eh, noi lo abbiamo provato a fare in questi anni con simulazioni hackathon, ma per lo, proprio per il potenziamento di quelle che sono le competenze trasversali le vere competenze digitali, il problem solving e tutto ciò che in realtà faremo anche per implementare i laboratori, è una delle azioni specifiche di cui andiamo peraltro molto fieri, l'implementazione di laboratori per lo sviluppo digitali, per le nuove professioni, quindi pensiamo alla robotica, alla meccatronica, l'industria all 4.0, cioè in realtà dobbiamo per le scuole superiori, ovviamente, eh, i laboratori invece saranno quelli STEM e lo stiamo già facendo per le scuole del primo ciclo, quindi sostanzialmente è tutta una, eh, un investimento che ehm, è stato iniziato per fortuna già prima della pandemia con il piano scuola digitale che sta continuando e che continua Continuerà con il Next Generation, io proprio per le nuove generazioni lo dicevo prima: con un investimento eh, massiccio, se vogliamo, sull'istruzione sull e sull'education in generale. Ci sono 17. Milioni e mezzo al netto di quelle che sono già delle azioni in essere che comunque vengono inserite nell'ambito dell'intero piano eh, di ripresa e resilienza. E quindi eh, le potenzialità appunto ci sono, c'è tanta azione sulla formazione di docenti, proprio sulla formazione digitale, c'è uno sviluppo e un'implementazione degli ITS e quindi anche di quella che in generale la formazione superiore eh, quindi e anche diciamo un investimento nelle infrastrutture, non solo nei laboratori come dicevo prima ma anche nelle infrastrutture eh, proprio relative all'edilizia, agli asili nido, alle scuole dell'infanzia dove, dove la domanda eh, è molto elevata, è molto alta di servizi e anche in mense e palestre per esempio proprio per ridurre quei fenomeni di dispersione scolastica soprattutto nelle fasce diciamo centrali, se vogliamo, del, del percorso scolastico. Però rispetto diciamo, all'orientamento credo che possa dare una mano importante tutto tutta è tutta l'implementazione che è anche prevista in un un'azione molto grande che noi chiamiamo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza le nuove competenze, i nuovi linguaggi che ci servirà proprio per orientare i giovani, proprio per eh, stimolarli ecco, a quelle non soltanto alle competenze digitali, ma ripeto a tutto ciò che sono competenze trasversali senza tralasciare ovviamente quelle di base, però che eh, possano se non altro recuperare e accompagnare gli studenti in questo percorso, quindi fino al lavoro, quindi creare questo link con il lavoro, fatto anche di esperienze all'estero, quindi di, eh, di confronti, di scambi a livello internazionale. Grazie Simona Montesarchio che eh, insomma, non, non c'è una struttura più eh, capace di raccontare la complessità come quella per la quale lavora e, e ce l'ha raccontata questa complessità con eh, una quantità di spunti, di angoli e di, di, di connessioni piuttosto significativa. Io penso che effettivamente la, la, il PNRR, che tanti o pochi soldi, eh, eh, poco cambia. In realtà la vera occasione è proprio quella che con questo strumento si pongano eh, le basi di una riflessione così approfondita e eh, in grado di affrontare la... la la vastità del cambiamento eh, che stiamo affrontando, il cambio di paradigma del quale ci ha parlato Cacciari. Matteo mille, Microsoft, eh, un aspetto tra quelli che sono già stati affrontati, ma insomma, eh, eh, con una eh, profondità e una, un approccio specifico. Insomma, il rapporto con queste macchine per gli umani. È una sfida culturale, non è soltanto una uh, questione tecnica. Stiamo imparando a vedere uh, che, che non, non è la digitalizzazione dell'esistente il nostro compito, ma è uh, la sintonizzazione con le grandi tendenze che, delle quali le macchine e il modo con il quale sono progettate fanno parte. Sì. Sì, devo dire che innanzitutto grazie per, per l'invito e l'opportunità di, eh, primo, ascoltare questi interessanti punti di vista, secondo, condividere alcune, diciamo così, priorità. Eh, ho sentito parlare di soft skill da parte del collega di UAI, ho, ho sentito parlare di, eh, più volte di educazione, di formazione, di istruzione. E poi del fantomatico PNR, che per me, assieme a molte altre cose che stanno avvenendo in Italia, rappresenta veramente la tempesta perfetta da un punto di vista positivo. Nel senso che l'Italia è una situazione in cui questi 191,5 miliardi di dollari che verranno erogati su progetti specifici ci daranno la possibilità di colmare. Una serie di gap sia in termini di competenze digitali, ma non solo, sia in termini di infrastrutture che mai avremmo potuto indirizzare o in tempi, eh, non avremmo sicuramente potuto indirizzarle in tempi eh, troppo brevi. No? Eh, io ho letto con attenzione il PN ho citato più volte, qua, e una cosa che mi ha favorevolmente sorpreso è che la parola formazione. Nel PNRR citata 241 volte, seguita dalla parola lavoro e seguita dalla parola digitalizzazione, sono le parole più ricorrenti all'interno di quel piano. Quindi vuol dire che il piano, come è stato detto, ha un focus: ha definito nella nel colmare questo gap di competenze, una sua priorità, forse la principale priorità tra molte altre che ci sono nelle sei mission che, che lo contraddistinguono. Ecco, secondo me questo è fondamentale perché prima i filosofi avevano enfatizzato la necessità che. Gli utenti stanno generando valore con contenuti, con informazioni, eh, non solo con una, una produttività personale su materiali tangibili, ma proprio con la capacità di generare contenuti che poi i grandi provider o le piccole realtà utilizzano per customizzare piuttosto che per affinare i propri servizi e i propri prodotti. Ecco, questo è secondo me un punto chiave. In Italia abbiamo un gap tra domande e offerte in termini di posti di lavoro che spazia a seconda dell'analista dal 18 al 20%. Quindi vuol dire che abbiamo il 20% di risorse in meno di quante non saremmo in grado di impiegare eh, e queste spaziano a, tra tutte le età dalla Generation Z a tutte le altre generation che vogliamo considerare e spaziano soprattutto in tutti i settori industriali, perché il gap digitale è un qualcosa che eh, non è legato ad una specifica industry, ma è Cross industry e soprattutto cross eh, età. Ecco, l'indirizzare questo tipo di competenze sarà fondamentale. Noi, come Microsoft, eh, all'interno dell'iniziativa Ambizione Italia, abbiamo definito l'educazione. La formazione, meglio dire, come il principale pilastro per sostenere la riprescita del, dell'Italia, anche utilizzando i fondi europei in collaborazione con il governo, con il quale stiamo lavorando molto molto eh, diciamo così da vicino, così come tutti i grandi partner che hanno a cuore questo tipo di approccio, i in primis. Eh, perché vogliamo fare questo? Perché ci siamo resi conto che eh, il gap in questo momento è di circa. Uh, un milione e mezzo di specialisti IT nel, uh, o del digitale entro il 2024, ma soprattutto perché dobbiamo dare un denominatore comune di formazione ai futuri uh, diciamo così, impiegati, leader uh, componenti dell'ecosistema produttivo italiano. Perché oggi più della metà degli studenti che frequentano le scuole elementari o anche medie svolgeranno dei lavori che non sappiamo che non esistono, che andranno completamente nuovi. E prima venivano citati soft skill e digitale. Ecco, secondo me è compito nostro, come rappresentanti dell'evoluzione del digitale, dell'evoluzione dell'economia del paese e nel futuro, fornire quelle informazioni, quella cultura, quella competenza digitale di base che permetterà ai nostri figli e a, 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 a diciamo così ai loro compagni di godere di avere quell'informazione base che permetterà loro di inventarsi questi nuovi lavori che non saranno lavori appunto come quelli che abbiamo in testa adesso, ma saranno lavori completamente diversi, probabilmente molto più incentrati nell'enfatizzare attività di soft skill, attività di inclusività, eh, adozione della diversity, quindi tutte quelle cose che oggi difficilmente fanno parte di un percorso professionale, di un percorso di studi tipico. Quindi, come Microsoft, mi sento orgoglioso di dire che negli ultimi 12-14 mesi abbiamo toccato e quindi formato 100.000 persone in campo digitale, che non vuol dire tecnologia, vuol dire eh, tutto ciò che riguarda la trasformazione. Abbiamo l'obiettivo di arrivare a 3 milioni entro il 2023. Cosa vuol dire? Ci arriviamo prima? Sì. Ci fermiamo? No che il gap è comunque superiore a quei 3 milioni che stiamo identificando come target, e quindi più riusciremo a formare attraverso LinkedIn, attraverso la piattaforma di learning, attraverso il supporto di partner eh, tra i quali UI, le nostre, eh, diciamo così, future eh, rappresentanze del, della leadership digitale che l'Italia può sicuramente ottenere, meglio cavalcheremo l'onda di quella tempesta perfetta rappresentata dal PNRR. Grazie Matteo, mille. È un punto molto chiaro, molto eh, specifico e in qualche modo perfetto anche per passare a Stefano Scabio, presidente Southern Europe di Manpower. Eh, cioè, quello che eh, ci potrebbe raccontare, se vuole, eh, sempre nell'ambito del eh, racconto di lungo termine che ci è stato eh, fatto comprendere nel primo panel è questo il nostro percorso verso quel diciamo scenario di lungo termine è un percorso nel quale ci sono gap di eh, formazione di, di, ca di capacità e di conoscenze specifiche che però osserviamo tendono a essere obsolescenti molto velocemente quindi in qualche misura dobbiamo insegnare le cose che diventeranno obsolete presto e nello stesso tempo dobbiamo insegnare ad, a, ad apprendere come navigare in questo grande cambiamento. Quindi si salda perfettamente all'idea strategica che stavamo cercando di sviluppare eh, nel primo panel. Stefano Scabbio. Grazie, grazie, grazie dell'invito. Innanzitutto e degli ottimi degli ottimi spunti raccolti fino a qua. Eh, io credo che la, la parola chiave eh, in questo momento sia quella uh, sia velocità. La velocità è un aspetto oggi indispensabile, lo vediamo nell'accelerazione, come eh, enunciavano diversi degli interlocutori, con cui la, la digitalizzazione sta entrando nella nostra vita e nelle aziende, quindi come cambia, come influenza il modo in cui lavoriamo, il modo in cui viviamo, eh, lo vediamo anche nell'esigenza appunto di eh, sviluppo di competenze competenze che devono essere diverse eh, rispetto a quelle attuali e soprattutto è stata richiamata più volte la forte esigenza di sviluppare queste metacompetenze, queste so competenze soft come vengono definite che oggi rappresenta un aspetto fondamentale. Eh, perché questo avviene oggi? Perché stiamo, stanno avvenendo nelle aziende anche dei cambiamenti organizzativi molto forti. Le aziende sono, non sono più gerarchiche, sono molto più piatte, lavorano molto più per progetti dove persone che ho competenze diverse devono confluire. Quindi la capacità di sviluppare queste metacompetenze che sono la, la capacità di risolvere problemi, di comunicare, di leadership, eh, di resilienza. Eh, sono di, 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 di responsabilità, sono competenze chiave che purtroppo il percorso di studi oggi non sviluppa e non forma. Quindi credo che questo abbia necessità forte di un'accelerazione. E riprendendo un po' il, il tema anche di, di Massimo Cacciari, assistiamo oggi, se noi andiamo a vedere il mercato del lavoro, forse più nel nostro paese, ma lo vediamo in tutto il mondo, assistiamo a una polarizzazione, no? proprio a una biforcazione tra coloro che hanno le competenze adeguate e coloro che non ce li hanno. Ecco perché l'urgenza e la velocità con cui noi dobbiamo... Colmare questo, questo vuoto, questo gap, come si diceva prima, credo che sia indispensabile. Oggi abbiamo questa tempesta perfetta, questa opportunità uh, del, del PNRR, eh, che è sicuramente è una grande opportunità, dobbiamo capire come possiamo sfruttarla. Però la velocità implica anche. Un processo di formazione che deve essere molto tattico, molto specifico: fatto di formazione di breve durata, molto specifica su alcune mansioni, alcuni ruoli e allo stesso tempo un progetto più strategico di lunga durata in cui si va a sviluppare eh, il concetto di learnability, impariamo ad imparare, come, diceva prima, come si diceva prima, che è fondamentale e, e questo ha bisogno di un tempo di gestazione più lungo e di un processo di culturale di cambiamento. Credo che siamo proprio di fronte a questo tema della velocità che è indispensabile e essenziale. E, e credo che come sapremo sfruttare in maniera efficace ed efficiente il tema del, del PNR oggi, eh, credo che sia un aspetto indispensabile. Purtroppo, leggendolo, vediamo che noi destiniamo ancora poche risorse. Eh, se andiamo a vedere il tema della formazione, ci sono solo 8 miliardi destinati a questo e se lo confrontiamo con la Francia o con la Spagna, la Spagna ne destina circa 22, la Francia poco meno. Eh, quindi, anche il tema della quantità di risorse credo che sia un aspetto indispensabile e anche la metodologia, perché se noi guardiamo all'esterno, si può imparare da best practice che sono molto utili al nostro paese. La Spagna, per esempio, ha individuato nel proprio piano di trasformazione quelli. Che sono i settori strategici su cui puntare, ha individuato all'interno di questi settori strategici delle aziende leader eh, che. Eh, saranno le capofila all'interno del proprio settore e ha individuato dei partner no? sia dal punto di vista eh, tecnologico sia dal punto di vista diciamo, più, più così dal, della formazione nel caso di Manpower in questo caso per aiutare a sviluppare queste nuove competenze e anche predire quali saranno le nuove competenze del futuro perché il digitale non finisce qua il digitale è in continua evoluzione quindi noi dobbiamo mantenere questo ritmo e questa capacità anche di predire quelli che saranno i lavori del futuro. Credo che questo sia un esempio di modello estremamente efficace eh, al quale potremmo ispirarci per eh, veramente cercare di eh, utilizzare in maniera efficace, come si diceva, questa competenza perfetta, per, eh, questo, questo perfect storm. Però il tema è la velocità. Quindi quanto siamo veloci per evitare che questa forbice si allarghi e allora da una parte la disoccupazione aumenta e il problema diventa sociale e quindi consumiamo ricchezza come diceva Cacciari, dall'altra invece le aziende non trovano i talenti di cui non ha bisogno. Quest'anno l'Italia ha l'85% delle aziende che non trovano le persone, i profili di cui non ha bisogno. È uno dei paesi in cui questa situazione è più elevata, la percentuale è più elevata. Quindi questo, credo che questa sia una riflessione importante da fare. Questo purtroppo è, è un tema a sua volta complesso che tra l'altro non posso non notare, c'entra anche con quanto vengono pagate le persone, perché effettivamente eh, eh, L'incentivazione a impegnarsi per eh, imparare è anche collegata. A, cioè un uh, data scientist uh, a Londra prende quattro volte neo laureato di quanto prende in Italia. Ci sono delle cose che bisogna imparare a fare, però anche come sistema economico della business community che peraltro è qui riunita a riflettere intorno a queste cose. Tra l'altro con un ultimo L'intervento di questo secondo panel che eh, penso possa spaziare in tutte le direzioni, ma una delle quali è che eh, questa formazione permanente della quale abbiamo bisogno e che si deve eh, velocemente, urgentemente riconfigurare, è sempre stata fatta con, leggendo i libri, downloadandoti nel cervello libri. E quello che fa i libri in questo panel è Giuseppe la Terza lo fa con grande passione e apertura culturale. Sì, i libri però non si possono leggere troppo velocemente <ride> e richiedono tempo e bisogna darci tempo, se non ci si dà tempo la creatività non viene fuori. È un'illusione pensare che si possa programmare la creatività. Nel breve termine è un'illusione pericolosa perché è l'illusione che ha portato questo Paese. L'Italia è una stagnazione decennale. È un caso che l'Italia abbia indici di lettura presso la classe dirigente molto più bassi che nei paesi del nord che crescono molto di più. Io non credo sia un caso. E non va bene puntare sulle scuole di eccellenza come unico fattore, perché ce l'ha insegnato Tullio De Mauro. Si cresce complessivamente. Eh, mi sembra che sia negli interventi di Cacciari e Ferrari, sia in quello di Donato Ferri, sia venuto fuori come il principale fattore di innovazione è il lavoro. Noi spesso nel dibattito pubblico, quando assegniamo alla tecnologia il ruolo di fare innovazione, ci dimentichiamo che la tecnologia principale ed essenziale degli uomini è il loro pensiero. E il resto sono appendici meccaniche. Ma come si coltiva questo pensiero? Eh, e questo pensiero si coltiva dandosi tempo e relazioni. La nostra crescita avviene prima in famiglia, poi con gli amici e con le relazioni, poi nella scuola fondamentale e poi nel lavoro. Sono tutti momenti di formazione in relazione. Allora in che cosa, diciamo, fa, cosa fa la qualità di un ecosistema? La capacità di scambiare in maniera spesso anche del tutto come dire, casuale non programmata, ma lo sappiamo, nelle nostre aziende spesso le cose migliori vengono fuori nei ritagli di tempo. No? Um, nel frattempo, c'è cioè una meravigliosa espressione, dice, nel frattempo, cioè mentre uno sta facendo tra un'unione e l'altra, si ferma, ragiona, eccetera. Un libro, è questo, un libro è questo. Io posso leggere un romanzo, la terza non è pubblica purtroppo, ma anche da un romanzo posso tirar fuori una strategia, parola abusata. Ecco, io credo che questo sia... Un grande tema, cioè eh, eh, se dovessi dire il lavoro del futuro è questo: diciamo, è la formazione dell'individuo nella società, nella relazione. Noi abbiamo messo troppo fortemente, l'accento sulla competizione. Le neuroscienze degli ultimi vent'anni dimostrano inequivocabilmente. L'uomo è un animale sociale che trae la sua forza da istinti cooperativi almeno altrettanto forti. Io vorrei che la smettessimo con la retorica aziendale di aggredire il mercato. Ma perché dobbiamo aggredire il mercato? Il mercato, come ci ha insegnato, io ho avuto la fortuna di avere con il maestro Federico Caffè, uno straordinario economista. Il mercato è un insieme di regole che ci diamo noi, non è una pianta, non è una giungla, è di nuovo una tecnologia che è fatta a dimensione d'uomo e questo non lo dico solo per far piacere a Cacciari e Ferraris che sono due filosofi umanisti. Cominciamo a dire con forza che le competenze sono una piccola parte, la parte importante sono le conoscenze e quello che è stato detto molto bene da Matteo Mille. I giovani oggi si preparano a lavori che non ci sono ancora. Allora quali competenze gli insegniamo? Gli insegniamo le conoscenze. Le insegniamo le cose di cui ci hanno parlato Cacciari e Ferraris, che non cambiano dall'oggi al domani. Quelle sono, come dire, elementi di riflessione che, insisto, si trovano anche nei libri, molto nei libri, non solo, ovviamente, anche in un bel film, anche in una bellissima mostra, però fondamentali perché reggono nel tempo. Ecco, mi pare che la riflessione di oggi sia stata molto utile per me, devo dire molto stimolante, perché nella diversità, è stato detto, e la comunità si arricchisce, non comunità chiuse ma comunità aperte. E credo che oggi il grande tema italiano sia la mobilità sociale. Noi abbiamo bisogno di un'elite che non sia una casta, e cioè che sia continuamente, per usare un termine aziendale, contendibile, dentro la quale possono arrivare i giovani che vengono anche da stretti sociali eh, deprivati culturalmente. È così che possiamo fare quella ristrutturazione cognitiva, bellissima parola che ha usato Donato Ferri, di tutta la nostra classe dirigente. Io credo che la nostra classe dirigente abbia bisogno dell'insieme di una bella ristrutturazione cognitiva. E quindi l'epoca è l'epoca della transizione cognitiva, eh, certo. che è la parola eh, chiave del nostro PNRR, super citato. E ad, ad, indirizzato con la parola fantomatico da qualcuno di voi. Io vi ringrazio eh, moltissimo di queste parole. Siete stati al gioco? In fondo, qui si trattava di fare ricerca insieme al primo panel. Avete eh, saputo darci delle indicazioni eh, ulteriori rispetto a quelle che ci potevamo preparare prima del, del workshop. Quindi questo è stato davvero un workshop di ricerca. La, il sottotesto di tutto questo è, eh, ok, abbiamo una, uno scenario di dove si va a parare e adesso eh, torneranno i, 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 i filosofi come sono stati definiti da voi stessi eh, per le conclusioni, mm, ma in qualche misura voi gli avete detto ai filosofi e al nostro audience che Dato lo scenario e il punto d'arrivo, ci sono tutti i passi che dobbiamo fare per arrivarci, e è chiaro che durante questi passi che facciamo possiamo prendere la strada giusta o quella sbagliata. Voi ci avete indicato sicuramente molti suggerimenti per avere in mente che cosa può essere la strada giusta. Ora, lascerei al tappo di farci da. Eh, separazione tra i due panel, lanciamo ancora una volta eh, il, il, pro, il, pass, il, cambi, il cambio di panel. Ringrazio ancora i panelisti di questo secondo eh, momento del workshop. Grazie a voi. Grazie. Eccoci quindi all'ultima parte di questo workshop, commenteremo con Massimo Cacciari, Maurizio Ferrari e Sedonato Ferri quello che è venuto fuori eh, in questa discussione che obiettivamente è stata molto aperta e autentica, eh, cercando di eh, vedere in che rapporto ci troviamo tra lo scenario di fondo che ci è stato tracciato all'inizio e tutte le operazioni che stiamo facendo adesso per, eh, in vista di quel, di quel mondo, eh, con più o meno consapevolezza, ma con tutta una serie di eh, necessità organizzative, pratiche culturali che abbiamo eh, sentito evocare. In particolare, diciamo, l'idea di fondo che ci è stata data nel primo panel era. La tazzina di caffè è calda all'inizio e sappiamo che sarà fredda dopo un po'. Quello che non sappiamo è quale sarà la temperatura in qualunque momento intermedio eh, per qualunque goccia di quel caffè. Ora, in questa seconda parte del eh, workshop, ci siamo domandati che cosa stiamo facendo tra l'inizio col caffè caldo e il finale col caffè freddo. E eh, da questo punto di vista mi domando se per Donato Ferri questa è stata una sollecitazione anche identitaria, cioè c'è un cambiamento strutturale anche nel lavoro del consulente in questo mondo chiaramente. Eh, assolutamente, anche, anche per noi, eh, essendo un'azienda, tra l'altro un'azienda di persone, perché noi siamo in Italia siamo, siamo 6.000, quindi è evidente, poi nella West Europe personalmente ho la responsabilità di circa 8.000 persone, quindi diciamo che eh, siamo un'azienda di capitale umano puro, quindi le trasformazioni ci, ci riguardano molto da vicino. E la, la riflessione che stiamo facendo è questa, cioè noi, noi, sempre, noi sempre abbiamo abbracciato il fattore temporale con il concetto di velocità che pure prima è stato richiamato, ma ponendoci in una prospettiva però a magari a 12 mesi, a 18 mesi. Adesso è evidente che dobbiamo abbracciare una prospettiva più ampia per essere più efficaci nel breve, quindi questo che tu hai citato Luca prima di ragionare per scenari è diventato il vero tema della leadership di oggi, cioè capire non tanto i percorsi lineari, ma quelle che sono le, le, le progressioni a volte anche non prevedibili, ma che possono in qualche modo essere preparate prima con un opportuno lavoro di prefigurazione, di coinvolgimento, di ascolto. E quella che è la direzione che si prende è una direzione che deve tener conto di tutti questi scenari e deve essere una direzione molto chiara, molto anche comunicata, molto condivisa all'interno delle organizzazioni per dare il significato di quello che si fa. Cacciara ha iniziato dicendo la fatica, il lavoro, ma oggi ci può essere anche una fatica in un lavoro che non è faticoso, che è questa fatica di non comprendere, la fatica di non avere il significato per cui la mattina ti alzi e poi la, arrivi la sera e ti sembra di aver perso una giornata di vita lavorando, facendo delle cose che non hanno significato. Ecco, questo è il compito dei leader da oggi in avanti, cioè di leader di tutte le organizzazioni e eh, anche di quelli che si alzano la mattina e hanno la responsabilità di una piccola azienda familiare, cioè di dare anche un significato a tutte le persone che partecipano a quel percorso. E in questo senso oggi abbiamo sentito molte cose, ci vuole, ci vuole lucidità nella lettura dei fenomeni, velocità di reazione, ci vuole grande capacità di, di sintesi e, e bisogna abbracciare la complessità come una ricchezza e non come un, un eccessivo senso di semplificazione. Grazie Donato Ferri, Maurizio Ferraris, eh, eh, molte sollecitazioni, sicuramente ti sei appuntato delle cose che preferiresti commentare e sei eh, libero di farlo e d'altra parte ci mancherebbe altro, ma nello stesso tempo mi stavo domandando se hai voglia nelle cose che vorrai dire di aggiungere una specificità che possa servire a interpretare... Il, il fenomeno che abbiamo cercato di raccontare specificamente per l'Italia, nel senso che effettivamente l'idea eh, positiva del futuro che sostanzialmente emerge dal tuo libro. Eh, eh, spesso eh, si confronta con un'idea non positiva del presente del nostro paese, come se fosse un po' più difficile per noi muoverci. Eh, e quindi mi domando se tra le eh, attenzioni che puoi dedicare ai commenti e a tutto quello che è stato detto ci puoi mettere un elemento relativo a questo. Sì, eh, condividevo anch'io eh, le riserve sulla velocità che ha formulato Giuseppe la Terza e quindi anche l'elogio della lentezza, però l'Italia eccede in questo, diciamo. <ride> e quindi questo è il tipo di eh, obiezione che farei, anche serio, perché in fondo vent'anni fa noi abbiamo avuto delle riforme dell'università che erano molto eh, lente rispetto ai tempi, perché in fondo dicevano che l'università deve essere professionalizzante proprio nel momento, anche nelle discipline umanistiche, proprio nel momento in cui proprio la velocità dei cambiamenti faceva sì che bisogna essere lenti nella velocità, cioè quando tutto cambia vorticosamente, allora bisogna riuscire a trovare delle cose che siano permanenti, che e stiano. In Esattamente. Il eh, es... del... <ride> sì, infatti è questo. Invece c'è stato o proprio una specie di feticismo come se mettere un tablet a scuola significasse innovare la scuola e quello è l'atteggiamento proprio un po' primitivo, cioè dei, nel senso nobile dei primitivi e, eh, e l'altro invece era quello del professionalizzare, mentre invece io credo che la cosa davvero importante sarebbe quella di riuscire a uh, far sì che diciamo L'azienda vada verso l'università. In fondo è importante questo, cioè possa ricevere delle cose dall'università perché. Quando insomma, insegnare a qualcuno ad usare un computer significa scrivere un manuale per usare il computer, cosa che nessuno scriverebbe più adesso, e quindi insegnare a usare un computer che non c'è più quando lui si è laureato. Grosso modo è questo il principio. Se invece insegni dei principi, allora puoi andare eh, avanti molto meglio. E in questo senso eh, mi sono messo quattro punti eh, che dovrebbero, cioè, guida adesso semplici eh, che mi venivano in mente. Uno l'ho già detto, era quello della lentezza, che non vuol dire rifiuto della velocità, ma vuol dire che eh, eh, quando le cose cambiano eh, ci sono delle cose molto vecchie che diventano particolarmente pregiate perché non invecchiano. Già cioè Gadamer 30 anni fa mi diceva: eh sì, ma adesso insegnano tanta chimica uh, a scuola, però poi la chimica cambia e quindi non hanno imparato niente. Se gli insegnavano greco e latino tenevano delle cose che funzionano sempre. Messo così uh, uh, è un po' estremo perché ovviamente non puoi vivere in una società evoluta senza avere delle nozioni uh, anche scientifiche di, di, di base però ha un principio vero anche perché poi non ci saranno altre occasioni nella tua vita in cui tu potrai imparare queste cose. Quindi c'è anche il discorso, appunto, si ho sentito spesso parlare di diversità, questo è molto importante perché il diverso eh, normalmente lo conosci eh, eh, appunto in, in luoghi non convenzionali e tutto sommato la scuola è un luogo fortemente non convenzionale. Uh, secondo punto, quello della formazione. Perché, appunto, eh, c'è questa idea? Noi viviamo in un'infosfera, quindi siamo già imparati, per dirla alla buona. Non sappiamo assolutamente niente: nel senso che, eh, intanto, l'infosfera eh, è confondere il web con l'infosfera e pensare a confonderla con Wikipedia. Oltretutto, nella lingua del parlante, perché eh, se io trovo un Wikipedia in tamil non, non imparo proprio niente, perché non so il Tamil. Quindi, primo questo. Invece, la questione è. Eh, quando, quando è comparso il web, per esempio, c'è stata l'idea: ecco, avremo l'intelligenza collettiva. Ma no, perché se non hai una formazione non puoi avere una intelligenza collettiva. E da questo punto di vista anche. Altra uh, parola chiave, direi esperienza e non resilienza, perché adesso c'è resilienza che è diventata la parola magica, e si capiscono bene i motivi. Ma alla fine la resilienza è il contrario dell'esperienza, è tornare come eri prima: è la proprietà di un metallo di riprendere la forma che aveva prima della torsione. L'esperienza invece è quello che ti modifica, diventi diverso, cambi. Allora, secondo me, questo è un. Eh sì, non sì. si capisce perché abbiamo usato Vabbè. questo termine, <ride> Comunque. mi si chiedezvo cadere di nuovo. Eh. 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 Il sì, sì. è, è un che è recidivo, è. Eh, eh, sì. è una recidivo. forma di recidività. Eh sì, ecco, e poi l'ultimo punto è che uno degli aspetti, secondo me molto interessanti e sì. molto belli e sottovalutati del mondo moderno rispetto per esempio all'Ancien Regime, è che l'Ancien Regime vedeva con ottimi motivi, vedeva male la libertà, mentre il mondo moderno alla fine, se ci riflette un po', capisce che la libertà è qualcosa di estremamente redditizio dal punto di vista economico. Perché soltanto dei soggetti liberi possono riversare tutta la loro diversità sulle piattaforme e su, eh, e su, queste, eh, e su queste forme nuove di produzione di valore. Quindi, secondo me, eh, appunto, eh, incrementare lo spirito è la cosa più redditizia economicamente che si possa immaginare bene, beh, insomma queste sono indicazioni fondamentali anche per eh, la sigla più volte evocata basta PNRR, PNRE eh, questo sì. è il prossimo sigla ma eh, per Cacciari che a sua volta ha seguito tutto il dibattito e avrà i suoi commenti da fare volevo solo sottolineargli un, una, una parola orientamento quando è stata evocata in tre occasioni eh, perché secondo me coincide con la leadership in un certo senso, eh, non è un fatto tecnico eh, della formazione, ma è qualcosa di più, è un'interpretazione eh, di quali saranno i valori intorno ai quali orientarsi. Prego. Eh, permettetemi di di cercare di mettere in evidenza un problema che io, a cui io ho accennato in generale, poi è tornato, ma ho la sensazione che non se ne, non se ne percepisca tutta la, la drammaticità. Cioè il tema che, su cui tutti hanno insistito eh, è questo de, di una formazione, non nel senso della formazione a qualcosa di dato ma della formazione come formazione di capacità, di potenza, eh, eh, di potenza. E questo riguarda appunto la potenza che devi mettere in atto per affrontare un momento di grande trasformazione del mondo del lavoro, del mondo dell'organizzazione, degli equilibri culturali, politici, eccetera, eccetera. E la capacità di lavorare in termini globali, no? Il primo intervento del... Del rappresentante della, della farmaceutica, diciamo così, no? è fondamentale quello, no? certo è, non è più il cervello individuale che funziona, è un cervello sociale, no? eh, ma questo lo sapevamo. È cioè nella logica tra l'altro della, della rivoluzione capitalistica quella di mettere tutti al lavoro in forma organizzata e, 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 e il prodotto è un prodotto sociale, sociale non è un il prodotto dell'inventore singolo. Dello scienziato in quanto tale. Eh, chissà il mondo eh, tutti conoscono Newton e Galileo, ma chissà chi c'è chi, chi che ha inventato il computer? Cioè, ci fai Turing, cioè qualche grande logico, qualche grande matematico. Cioè, sono tutti prodotti del cervello sociale e noi dobbiamo entrare appunto a far parte, a diventare membri di questo processo, perché non è nulla di dato, di acquisito, eccetera, eccetera. Detto ciò però. Eh, eh, il, il problema è che questa, questo lavoro creativo, questo lavoro tecnico-scientifico, eccetera, eccetera, per il quale bisogna che ci sia formazione adeguata, orientati in questo senso e così via, crea le condizioni per una riduzione drammatica di lavoro necessario. Cioè, tu, al di fuori di questo tutto il resto può essere robotizzato automatizzato tutto, praticamente tutto. E eh, eh, questo è il punto fondamentale. Allora, o la ricchezza prodotta è la ricchezza per cui gli altri si inventano la loro attività. E sono messi in grado, senza nessun complesso, senza nessuna frustrazione, senza nessun disagio, di far lavorare il loro spirito esattamente come quelli che inventeranno i nuovi computer, che inventeranno i robot, che inventeranno l'automazione, eccetera, eccetera. Oppure questa società diventerà un inferno, tipo quella di, di, quella di, di film come Metropolis. Ma ah, insomma, è talmente evidente questo. E allora? Il problema, il problema è certo quello che forma tutto quello che vuoi, ma poi c'è un problema, chiamiamolo così, culturale politico, nel senso più vasto, per cui ci deve essere un'elite politica, un ceto dirigente che comprende questo problema e trasforma proprio l'etica, l'habitus della nostra società, nel senso che siamo tutti attivi, tutti attivi, non solo quelli che sono. Formalmente occupati all'interno del processo che produce ricchezza. Perché, o per un verso, come dice Maurizio, la ricchezza la produco anch'io fornendo informazioni, e comunque non importa, anche se questo non fosse, non cambia niente. Io devo essere messo nelle condizioni di inventarmi la mia attività. E secondo me, questo alla fine produrrà più ricchezza. Perché siccome nessuno sta in ozio. Se è messo nelle condizioni di non essere frustrato, in disagio, eccetera, eccetera, di non essere disoccupato, fuori del lavoro, ma si riconosce come membro, parte di questo cervello sociale, e in quella, in quella situazione, in quella determinata situazione, si inventa il suo lavoro. E bisogna formare le persone anche a questo, anche a questo. A essere capaci di questa autonomia, di questa libertà. E questa sarà la sfida domani, eh? non quello. Poi, per il resto, cosa vuole? Eh, condivido quello che è stato detto, cioè, certo che nel nostro paese, insomma. <ride> Una cosa è i discorsi che sono stati fatti, altra cosa è conoscerli dall'interno. Gente che lavora all'università sa perfettamente che se dovessimo aprire qui una discussione su quello che ci siamo detti e com'è sistemata l'università in Italia, beh apriti cielo. Cioè è una cosa ridicola addirittura. L'università in Italia va all'opposto, esattamente all'opposto di tutto quello che ci siamo detti. Segmentazione di competenze, tanti cassettini, uno che ti stira l'altro, dentro i cassettini, altri cassettini, a camera stagna, una specializzazione ridicola, mancanza totalmente di visione, burocrazia centralistica, peggio che in Unione Sovietica. E questa è l'università in Italia. Dopo Dopodiché mi vengono a raccontare le storie che fanno la digitalizzazione, che investono gli 8 miliardi, ma cambiate la struttura organizzativa. Cosa vuoi cosa, un, 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 un dirigente d'azienda investe i, i milioni all'interno di un'azienda che, che è costruita secondo un modello fordista? Cioè, che senso ha? Se non, eh, investire nell'università oggi in Italia significa buttare via soldi perché tu li metti dentro una macchina, un sistema che non può funzionare. Non sempre, non sempre. Ah, mio, cioè, vabbè, a meno che non ci sia, come diceva Maurizio, l'attenzione delle aziende in base a tutti i discorsi che qui sono stati fatti e dire: No, io allora investo in formazione anche con l'università, vedo le presenze nell'università, nella scuola che mi servono in que, in, in, perché sono così orientate, perché hanno questa strategia e io azienda le. Eh, Trovo con loro un rapporto, investo in queste attività. Eccetera, eccetera, ma nell'università pubblica e privata, che poi sono la stessa cosa perché ci sono delle università private, ma che sono costrette a funzionare esattamente come un'università pubblica, tale e quale da reclutamento a tutto. Ripeto, è come in una vecchia azienda fordista che arriva uno e dice: Adesso qui ci investo i soldi, questi mi avesti a fare. Beh, direi che queste sono considerazioni straordinariamente eh, importanti per questo progetto che abbiamo cercato di esplorare oggi. Perché, alla fine dei conti, se ci avete seguito, tutto il gioco è stato quello di far parlare l'Accademia e le la, aziende. Eh, farle parlare significa farle parlare, non significa mettere uno dopo l'altro delle persone che parlano da soli, significa. In, fare in modo che tra loro si modifichino come è stato detto prima non soltanto eh, quindi abbiano un eh, momento di esibizione ma abbiano un momento di esperienza noi abbiamo tentato di farlo non è facile abbiamo capito anche che non è facile soprattutto con la mascherina e infatti sì. quelli che erano da remoto erano facilitati proprio per questo e li abbiamo tutti invidiati ma il eh, fatto è che la scoperta finale che con Massimo Cacciari abbiamo fatto è che non soltanto le aziende sono preposte in questo cambiamento di paradigma, in questo cambiamento di atteggiamento nei confronti della conoscenza che diventa il vero cuore della ricchezza e della produzione, eh, sono le aziende preposte a formulare le domande giuste, ma e che possono eh, fidarsi e essere interessate a, a porle alle, alle, alla ricerca scientifica, filosofica, umanistica. Perché questo porle già le, le, le fa formulare. In secondo luogo c'è anche la possibilità che si trovino delle risposte affascinanti, importanti, strategiche. Non solo questo, ma abbiamo scoperto anche che questo salverà l'università e salverà la ricerca. E questo mi sembra un ottimo obiettivo da raggiungere. Io vi ringrazio molto per tutto questo, spero che sia l'inizio di un percorso. Grazie, grazie a tutti. Grazie.